Ciao a tutti, sono Maus, Montimirco all'anagrafe, Maus nome d'arte e niente, vi presento i miei amici, i fenicotteri, i flamingo. Flamingo con l'O di esclamazione. Adesso qui siete facilitati, che ognuno ha il suo nome, però mi piace metterli in mostra senza nessuna etichetta e vedere un po' le reazioni che ha la gente quando li vede e soprattutto la gente che capisce o non capisce che personaggio è, poi alcuni vedono un altro dove io ho visto qualcos'altro, tipo l'esempio più chiaro è Totò, che alcuni ci vedono Charlie Chaplin, alcuni ci vedono Totò, altri Magritte, insomma sono venuti fuori così per scherzo, così per ridere, ma poi neanche tanto per ridere, dalla mia passione per il disegno. E passione che sto portando avanti, ho tirato fuori, diciamo, per portarla a voi, per mostrarvi un po' quello di cui sono capace e spero che vi piaccia, spero di migliorare, perché sono sempre molto critico di guardare i miei quadri, vedo sempre i difetti, i miei quadri non sono mai finiti, e infatti preferisco venderli, che così non li vedo più, quindi niente, cos'altro potrei dire. È un gioco, trasformo tutto quello che mi passa per la testa, più o meno, che mi appassiona, che mi piace, vuoi personaggi dei fumetti, vuoi idee, vuoi quadri famosi, personaggi, magari anche la gente comune, che ha un'idea che è un po' che mi gira per la testa. E trasformo tutto in un fenicottero. E voi mi chiederete perché il fenicottero? A dire la verità non lo so, forse ci sono degli psicologi bravi che sapranno delucidarmi un giorno su sta cosa, ma anche no. E insomma, fenicottero, che è un animale che vedo spesso nelle zone vicino a casa mia, fra le saline di Cervia e le pialasse di Ravenna. Niente, non saprei cosa dire. Se mi fanno le domande riesco ad andare avanti un po' meglio, ma basta così. Mi salutare qualcuno? Ringraziare qualcuno? Ringrazio innanzitutto voi qui della BM, Antonella, Fabiana, tutti quanti quelli che mi hanno dato questa occasione di visibilità molto importante. Ringrazio i miei familiari, i miei amici, tutti quelli che per il Natale, Capodanno, compleanni mi hanno regalato colori, pennelli, mentre io avevo lasciato un po' stare questa cosa dell'arte, bombolette. Ricordiamo anche tutti i miei amici di Romagna in Fiore che mi hanno un po' istradato, istruito e insegnato. Ringrazio anche Zed One, che con quale ho collaborato in alcuni disegni quando è venuto nelle mie zone, e anche Marco Miccoli di Volo Volavo, che ogni tanto ci sentiamo, diciamo, con questa passione che abbiamo in comune per la street art. Niente, ringrazio tutti, se ho dimenticato qualcuno perdonatemi, sono un po' emozionato. Grazie a tutti. Complimenti, grazie. Grazie.